Salve ragazzi, bentornati e ben ritrovati sul mio canale e un saluto dal vostro Franza. Allora, oggi vi farò vedere una missione di livello 1, sempre facoltativa, dove dovremo andare alla ricerca dei funghi nella foresta. E vi starete chiedendo del perché di queste cose noiose. È vero, sono noiose, però sono molto utili. Queste missioni facoltative ci fanno incrementare la qualità del nostro chef, ci fanno incrementare la qualità dell'albero vetusto, si dovrebbe chiamare così, dove voi andate a coltivare tutto quello che vi serve. Quindi più ne farete e meglio sarà. Non vi faccio perdere altro tempo, passiamo subito al video. Se vi piace il video, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Potrete seguirmi tutte le mattine su Twitch. Praticamente stiamo giocando tutte le mattine io e mio fratello su Twitch dalle 10:30 a mezzogiorno. Se vi fa piacere, venite a trovarci per fare una chiacchierata in chat o anche per giocare un po' insieme. Non vi faccio perdere altro tempo e vi lascio alla visione del video e alla sigla. Eccoci qui ragazzi. Allora, come vi ho accennato prima, faremo una missione di raccolta funghi, sempre tra le missioni facoltative. Questa è abbastanza semplice, è una livello 1. Dovrei aver già mangiato, sì, ho già mangiato. Basta prendere l'incarico dalla nostra amica esploratrice assistente. Andate su nuova missione e vi recate alle facoltative livello 1 a caccia di funghi nella foresta antica. Confermate la missione, partiamo dall'accampamento 1 e ci rechiamo. Eccoci qui, siamo arrivati al campo base numero 1. Va bene, questo è il tutorial, possiamo saltarlo perché tanto alla fine non ci interessa più di tanto. Ci raccogliamo le nostre scorte, ci mangiamo la razione scorta che aumenta la barra della resistenza e possiamo partire. Allora, dovreste in teoria poter vedere dalla mappa dove sono situati i funghi. Eccoli qui, eccoli qui. Li trovate in blu. Funghi blu e questi qui sono i funghi paralizzanti. Praticamente, intanto che camminate nella mappa, potreste raccogliere tutto quello che vi passa sotto mano. Dobbiamo trovare 20 funghi gran gourmet. Praticamente, questi funghi gran gourmet li troviamo vicino a, non ricordo esattamente il nome, ma sono delle raccolte di funghi. Vediamo se qui ci sta, perché se non ricordo male qua dietro l'albero c'erano. Eccoli, questi qua, colonia di funghi. Vediamo se ci daranno. Perfetto! Hai tutti i materiali Eccoli che ti qui, i servono. gran gourmet. Segnerò sulla mappa i punti in cui li hai trovati. Apriamo la mappa e cerchiamo gli altri funghi gran gourmet. Colonia di funghi. Ci possiamo recare qui. Ovviamente, se voi pingate come ho fatto io tramite la mappa il punto dove dovete che dovete raggiungere, ovviamente gli insetti guida vi faranno fare la strada, vi indicheranno la strada per raggiungere la colonia di funghi. Ok, andiamo verso il deposito Gran Gourmet dei funghi, la colonia di funghi, scusate, e dovrebbe essere qui vicino. Eccoli qui, c'è anche del muco, questo sarà di qualche angianotto, penso.
Eccoli qua. Gran gourmet. Delizioso. Gran gourmet. Sono 4. Cerchiamo sulla mappa le altre colonie di funghi. Eccole qui. Dovrebbero essere questi. E ci rechiamo verso i funghi. Impronte. Sì, queste sono impronte di un angelo. Dobbiamo stare attenti perché dovrebbe essere qui vicino. Ecco i funghi. Delizioso, gran gourmet, gran gourmet. Ce ne mancano ancora un bel po'. Apriamo la mappa e cerchiamo ancora. Colonia di funghi. Ecco qui. Qui è pieno, ragazzi. Pieno, pieno, pieno. Ok. Andiamo. Questo ci fa salire. Funghi. Ragazzi, ovviamente per qualsiasi cosa, qualsiasi curiosità voi vogliate sapere, basta che voi mi scriviate nei commenti. Possiamo parlarne, vedere altre cose, altri oggetti, magari non riuscite a fare una cosa, potete scrivermi come e quando vi pare, ovviamente. Eccoli, eccoli, eccoli. Vediamo se riusciamo a finire 20 funghi, ce ne mancano 10, 9. Ecco gli altri. Ci ha dato dei funghi deliziosi. Cerchiamo ancora. Eccoli qui, colonia di funghi. Dobbiamo andare da questa parte. Destinazione raggiunta, ma io non li vedo. Eccoli qui. Dai, finiamo la missione. Ecco qua, missione completata, ragazzi. Adesso il gioco ci porterà alla base e avremo il nostro chef con più oggetti per farci mangiare cose più gustose e prelibate. E per quel che riguarda la raccolta di funghi è tutto. Io vi ricordo che se il video vi piace lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. E vi ricordo ancora che tutte le mattine dalle 10 e mezza a mezzogiorno siamo online su Twitch in live con me e mio fratello a giocare a Monster Hunter World. Se vi va di incontrarci, venite a salutarci in live, in chat, o se no, se volete giocare con noi, possiamo fare anche una partita insieme. Buona caccia e ci vediamo al prossimo video.